abbiamo i pianisti, i maestri di piano, abbiamo gli scultori, abbiamo pittori, poeti, musicisti, abbiamo anche compagni di classe, la mia segretaria dell'università, cioè abbiamo Lorena, Sergio, ma abbiamo soprattutto un grande ospite che è Nicola Crocetti. Prima di dare a lui la parola, che è il nostro ospite d'onore stasera, che è il più grande editore che c'è in Italia, come disse anche Giovanotti, infatti quando c'è l'intervista che l'ha detto tra poco, Giovanotti dice ah, forse sì, forse no. Io lo ritengo il più grande editore di poesia greca in Italia, ti piace? Questa è una tradizione che portiamo avanti da 34 anni, continuati, e celebriamo questo nostro convivio di poeti, c'è chi, come Sandro e come Gaetano, hanno partecipato quasi a tutti, credo, dipende da quanti, con la tamigiana e qualcuno manca, qualcuno non c'è più, però i grandi poeti sono passati di qui, tanto, da Milo De Angelis, Due notti magiche, Andaverini, e Andrea Zanzotto, che ormai è una storia della città, per quanto riguarda la parte della poesia, ma soprattutto noi che abbiamo sostenuto tutti questi anni questa cosa che dice Valerio, questa esitazione prolungata tra il suono e il senso. Non voglio fare una lezione perché non ne ho, ma è chiaro che con lo stesso spirito, con la stessa emozione, ogni anno ci presentiamo, non sono mai le stesse persone. Ci sono, cioè, ovviamente c'è il tallone, oppure chiamiamolo lo zoccolo duro, che c'è sempre, però diciamo che ogni anno c'è un cambio, cioè, facciamo anche due battesi, mettiamo tra i due battesi, due poeti nuovi, tra virgolette, e mescoliamo quelli che sono già in qualche modo affermati, sperando che, come disse Ungaretti, tra questi tanti nasca un poeta dal secolo, perché lui sosteneva che ogni secolo nasce davvero un grande poeta. Speriamo che, chi lo sa, magari qui stasera ce l'è uno qui, secolo del tempo potrebbe anche darsi. Come dici? No! Allora, c'è anche Giacomo Santini che ha il dovere di interrompere, perché è stato il primo a portarmi in Africa e devo dire che mi ha attaccato il Mar d'Africa in questo bellissimo grande viaggio che io definirei il viaggio dei viaggi, ma stiamo parlando d'Africa stasera, anche se l'Africa è poesia. E diciamo che il viaggio dei viaggi che ho fatto con lui è sicuramente qualcosa che mi ha aperto gli orizzonti e sicuramente mi ha dato un'altra strada, un'altra vision su quello che è la mia vita e su quello che è la vita delle persone che incontro. Infatti sta uscendo un libro, forse da un grande editore, che non è poesia, ma che si chiamerà Incontri d'Africa, e spero che questo sia davvero una testimonianza importante per tutto il lavoro che ho fatto, che comunque anche grazie a voi, che sia questa sera, che si continui questo progetto, questa progettualità di poesia anche nell'Africa, perché insomma ci insegna molto, perché è il nostro continente. Bando alle ciance, io direi che grazie di essere qui tutti quanti stasera, poi vi chiamerò uno per uno, c'è una scaletta, direi di partire con... Allora, c'è una ragione per questo video. In pochi sanno, solo io e lui sappiamo, c'è stata una remota possibilità, una remotissima possibilità, che Giovanotti facesse una scappatina dal Jova Beach per venire a... perché lui gli aveva parlato di questa serata, ma ovviamente è stata soltanto una buttata per questa antologia che è appena uscita in concomitanza con Nicola e Giovanotti hanno scritto questa bellissima antologia di poeti, e poi lui ce ne darà ragione, risponderà a qualche mia domanda, e ha fatto questo video che adesso vediamo insieme, vedo anch'io per la prima volta, l'ho visto, forse, perché ce ne sono tanti di video che riguardano questa
Però questo libro ha venduto quasi 100.000 copie in pochi mesi. È il sogno di tutti noi, tutti i poeti vorrebbero vendere 100.000 copie, però Giovanotti è uno solo. Bene, cominciamo, diamo il via alla proiezione. L'idea nasce proprio dal titolo. Io ho avuto una visione, ho visto una cosa, ho visto una copertina a Crosetti con scritto Nicola Crosetti, Giovanotti, poesie da spiaggia. Ho pensato che potesse essere un pass, in qualche modo, per portare la poesia nelle mani di qualcuno, anche se fosse solo uno o solo una, che magari non la intercetta o in qualche modo non la frequenta. E allora ho pensato di far da tramite tra il più grande editore di poesia in Italia e il pubblico, il più grande, il più importante, o storico, per me il più importante, diciamo, la mia opinione. È nata da una mia passione per la poesia, dal mio grande amore proprio per Crosetti, per la rivista Poesia che ho sempre letto, che ho sempre comprato. Sono sempre stato un grande ammiratore di questa avventura di Crosetti, anche nella parte narrativa, insomma, Zorba il Greco è uno dei miei libri più amati. Poi nel periodo della chiusura, del lockdown, Crosetti ha pubblicato la traduzione dell'Odissea di Kazantzakis, che è stato un compagno di viaggio importantissimo quel libro per me, in un periodo in cui avevo proprio bisogno di grandi orizzonti. Dentro la poesia ci sta tutto, ma no? Dentro la musica. Come dentro la musica, no? C'è quella che passa, c'è quella che resta, quella che ti serve in quel momento lì, quella che invece ti accompagnerà per tutta la vita. In questo libro credo che ci sia grande poesia. Lo posso dire perché non sono poesie che abbiamo scritto né io né lui, sono poesie che hanno scritto altri. Noi le abbiamo vissute come abbiamo ricevuto questo dono da lettori, lui anche da editore spesso di queste poesie. No, ma io ho accettato, devo dire, con entusiasmo, non è che mi hai dovuto pregare, no? Ho detto subito di sì. Ha detto subito di sì e poi siamo anche rimasti colpiti reciprocamente dal fatto che quando ci siamo scambiati le prime mail con le scelte, molte di queste scelte coincidevano. E l'idea di dare a un pubblico vasto, che probabilmente, come dice Lorenzo, non ha mai avuto molto a che fare con la poesia, di fargli scoprire la poesia, la grande poesia, fargli capire e fargli vedere cos'è la poesia. La prima idea è stata quella di rivolgersi alle poesie che avessero a che fare con il mare, con l'estate. Poi da lì ci siamo concessi molte licenze. Ci siamo allargati. Ci siamo allargati, del resto il mare è infinito, è grande, no? L'estate, il mare hanno a che fare con la vita. C'è tutta la passione umana. E io proprio immagino questo libro in una borsa da spiaggia. Me lo immagino che uno lo apre su una sdraio. Ed è un'immagine che mi piace. È un libro sorprendente, secondo me. Anche per me è bellissimo. È un'antologia completamente diversa dalle antologie scolastiche o dalle antologie che circolano, insomma. Io penso che il pubblico rimarrà sorpreso e anche molti critici rimarranno sorpresi perché dicono Giovanotti chissà cosa ci propone. Io spero, mi auguro e lavorerò, farò di tutto perché sia un caso letterario, nel senso che diventi un successo. Perché se lo merita, ce lo meritiamo noi, ma non noi, io e lui. Se lo meritano i poeti, ce lo meritiamo noi come lettori e di conseguenza i poeti che comunque sono importantissimi. La poesia è la cosa più importante del mondo ed è anche una delle più piccole. Certo. Allora io proprio chiamerei qui Nicola perché grazie a lui queste notti dei poeti sono sempre state molto ricche di autori anche stranieri. Abbiamo fatto delle cose molto importanti a Cavarese, con Bonfoy, con Waterhouse, grandi poeti europei ma anche cinesi, italiani. Quindi abbiamo avuto veramente tante presenze importanti. Allora, ovviamente questa operazione, io sono molto, vado giù molto. È un'operazione, qualcuno dice commerciale, e qualcuno vuoi che ti dica come la chiama? Ma questa è una marchetta. Allora io dico,
Marchetta, ma intanto credo che divulghi la poesia. E quindi la prima domanda cos'è? È un libro importante perché è un libro importante, poi lui ci leggerà delle poesie dall'antologia, ma quello che volevo capire da lui esattamente qual è il termine propositivo finale di questo libro. È un'operazione commerciale. Se non fosse così dovremmo pensare che... Si sente? Se non fosse un'operazione commerciale, che è una corbelleria clamorosa questa secondo me, dovremmo pensare che Mondadori, Einaudi, Rizzoli e le centinaia di editori piccoli e grandi che pubblicano poesia lo fanno per beneficenza. Non credo che sia così. Sai, il problema sai qual è? Che l'invidia è una brutta bestia. Io mi occupo di poesia da 50 anni. Non è mai successo che un libro di poesia o un'antologia di poesia avesse un tale successo, una tale circolazione e delle tirature così alte. Cioè, dire subito che il merito non è mio è di Jovanotti, ovviamente. Ma questo conferma una cosa che io vado predicando sulle pubbliche piazze da 40-50 anni. La poesia non vende, non interessa a nessuno. Ci sono molti motivi di questo. Il principale è che i poeti, che sono legioni, scrivono ma non leggono, soprattutto non comprano libri di poesia. Generalizzo un po', ma più o meno è vero questo. Una delle soddisfazioni più grandi della mia vita è stata vedere alla Fiera del Libro di Torino, dove abbiamo presentato questo libro davanti a centinaia di persone e altre centinaia erano rimaste fuori dalla sala perché non c'entravano. E una delle mie più grandi soddisfazioni è stato vedere questi ragazzi di 16, 18, 20 anni con in mano questo libro. Non è mai successo che un libro di poesia andasse in mano a una folla talmente grande di persone. Quindi naturalmente questo a molte persone dà fastidio e quindi cosa si fa? Lo si minimizza per dire ma sì, è un'operazione commerciale, una marchetta. Invece i libri che fanno Mondadori e gli altri non sono marchette, sono libri fatti per beneficenza. Quello che io volevo dire prima era questo, che io occupandomi di poesia da una vita, ho sempre detto che la ragione per cui la poesia non vende è che la poesia non viene promossa. I grandi editori, Mondadori e altri, fanno i libri di poesia mal sopportandoli. Li fanno perché, Mondadori per esempio, li fa perché ha ereditato la collana dello Specchio e dice vabbè sì, la teniamo, non vende ma la teniamo perché è un fiore all'occhiello. Adesso l'hanno sputtanato, insomma è un fiore all'occhiello sputtanato. Allora, la poesia è un prodotto come tutti gli altri prodotti, è un prodotto dello spirito, è un prodotto dell'intelletto, è un prodotto dell'intelligenza umana, come tutte le altre forme d'arte. È la forma d'arte che vende meno di tutte. Perché? Perché nessuno ne parla mai. Avete mai sentito voi in televisione parlare di poesia? Se ne parla raramente e quasi sempre a sproposito. Ci sono delle trasmissioni di poesia che sono relegate nelle ore o in cui la gente lavora o in cui dorme. Quindi, nelle ore più. Quindi se andate in libreria a cercare libri di poesia, adesso un po' meno. Ma fino a qualche anno fa andavate in libreria a cercare un libro di poesia, lo dovevate cercare negli scaffali più alti, irraggiungibili, oppure quelli più nascosti dietro, oppure non ce l'avevano semplicemente. Questo non perché la poesia non interessi. Se voi vi prendete la briga di digitare la parola poesia su un motore di ricerca qualunque, vi escono 120-130 milioni di pagine e vi sembra che sia una cosa che non interessa a nessuno questo. Naturalmente non è vero che non interessa a nessuno, non ne parla nessuno, se non casualmente e, come ho detto, molto spesso a sproposito. Ci sono dei casi in cui, per esempio, un film di grande successo,
le cito due che ricordo a memoria, L'attimo fuggente o Quattro matrimoni e un funerale, dove si legge una poesia. Questa poesia diventa un best seller. Questo smentisce tutte le ipotesi sul disinteresse della poesia. Chi ha visto il Festival di Sanremo, l'ultima edizione, febbraio-marzo scorso, Jovanotti è uscito fuori, non c'entrava, lui non era in gara, però è uscito e ha letto una poesia, anzi ha recitato una poesia di una poetessa che si chiama Mariangela Gualtieri, molto brava e anche di una certa fama. Il giorno dopo i libri di Mariangela Gualtieri che sono pubblicati da Einaudi erano primi su Amazon, esauriti in tutte le librerie, ristampati a tamburo battente da Einaudi, e ha venduto decine di migliaia di copie. La stessa cosa è successa con questa antologia. Guardate bene, Mariangela Gualtieri è una molto brava poetessa. Il fatto che l'abbia letta Jovanotti l'ha fatta schizzare nelle vendite. Allora, è una marchetta, non è una marchetta, è semplicemente una promozione, secondo me adeguata, per un prodotto di grande rilievo. Questo, poi si potrebbe andare avanti. No, ma io ti faccio un'altra domanda, e l'invidia è una cosa, è la vendetta degli incapaci, come diceva Baudelaire. Ma quello che qualcuno ha scritto, questa è la seconda domanda, poi c'è una terza finale, poi ti faccio leggere. Qualcuno ha detto: come mai ci sono così poche poetesse e così tanti poeti maschi? Perché rispetta la proporzione dei poeti e delle poetesse che vengono pubblicati o che sono stati pubblicati in Italia. Naturalmente nei secoli scorsi la cultura era appannaggio esclusivo degli uomini, e quindi lo sappiamo benissimo che le donne non avevano accesso alla cultura, e rarissime eccezioni, Gaspar La Stampa e poche altre, scrivevano poesie e sono diventate delle poetesse famose. Ma la proporzione è questa, ed è una proporzione falsata, perché le persone che leggono, i lettori, le persone che leggono libri, per il 70% sono donne e per il 30% sono uomini, perché gli uomini insomma hanno altri interessi, tipo il calcio, eccetera. Perché qui ci sono più uomini che donne? Perché questa ambiva ad essere una antologia di poesie di grandi autori di tutti i tempi e paesi. Grandi autori di tutti i tempi e paesi, purtroppo per fortuna, nella stragrande maggioranza sono uomini, quindi abbiamo dovuto rispettare questo. Non potevamo cambiare queste percentuali per ragioni di genere. Ecco, l'ultima che domanda, poi ti lascio leggere, perché sicuramente... No, due. No, una per ogni domanda, tre. Allora, tu sei, credo, anche con Jovanotti hai peccato un po' di modestia. Tu hai conosciuto i più grandi poeti, premi Nobel, di tutti i tipi e di tutte le nazioni, greci in particolare. È chiaro che tu hai una conoscenza straordinaria, gigantesca, ma quanto ha pesato questa tua conoscenza, questo tuo panorama rispetto invece a quello che voleva fare Jovanotti? Voleva il mare, voleva questo, voleva ciò. Cioè, chi ha scelto di più, lui o tu? No, guarda, l'intesa iniziale era questa. Il libro doveva essere agile, in poche pagine, per costare poco, per andare a finire in mano al numero più alto possibile di persone. E l'idea era di fare 100 poesie, 50 le avrebbe scelto lui, 50 le avrei scelte io. La cosa straordinaria, Jovanotti mi pare che l'ha detto nel filmato, è stato che quasi la metà delle poesie che aveva scelto Jovanotti coincidevano con quelle che avevo scelto io, che insomma ho un'esperienza un po' maggiore rispetto a quelle che ha lui.
Ma l'altra cosa sorprendente è stata che lui, certo sì, è un cantante pop, non è altro e non vuole essere niente di più di questo, ma lui, io che insomma di poesia un pochino mi intendo, è uno dei maggiori conoscitori di poesia, oserei dire, in questo paese. Lui legge poesia da quando era ragazzino, da quando aveva 14 anni, e quindi ha una conoscenza, non è un critico, ma ha una erudizione di poesia che farebbe invidia ai maggiori critici e ai poeti di nome e di fama. Infatti ti potrei fare degli esempi, ma per esempio, quindi ce le siamo spartite, lui le 50 che a lui piacevano e le 50 che a me piacevano, poi come ho detto molte coincidevano, quindi abbiamo dovuto cambiare e metterne delle altre. La cosa sorprendente è stato questo, cioè uno dei più grandi poeti del Novecento, che è Ezra Pound, voi lo conoscerete, che io non avevo messo dentro per una serie di ragioni, perché è un personaggio molto controverso, perché era un personaggio, un poeta americano implicato, coinvolto nel fascismo, infatti era stato quando sbarcarono gli americani, adesso non voglio tirarla per le lunghe, però il discorso questo è importante. Lui aveva parteggiato per il fascismo quando sono sbarcati gli americani in Italia, come Salvatori ovviamente. Lui aveva una trasmissione alla radio dove parlava contro gli americani, contro i soldati americani, contro questa invasione, lui la chiamava, degli americani in Italia. Questo in America, dove sono un pochino più seri di noi, si chiama alto tradimento in tempo di guerra, e l'alto tradimento comporta una sola cosa, la fucilazione. Il problema è che questo qui era un grande poeta, era uno dei poeti più famosi d'America, con agganci presso tutti gli intellettuali di ogni genere, e allora si sono trovati un po' in imbarazzo a doverlo fucilare. L'escamotage è stato, diciamo che è pazzo, lo chiudiamo in manicomio e festa finita. E così hanno fatto. L'hanno rinchiuso in un manicomio di Washington, dove è stato rinchiuso per 13 anni. Era un manicomio, diciamo la verità, come in Italia non ce ne sono. Voi tutti avete visto il Fedo di oggi, era una roba del genere, come quello di Azzalini, con grandi prati, grandi sedie a sdraio, si poteva ricevere amici, mogli, amanti, però era un manicomio. Allora io chiudo il discorso. Quanto Ezra Pound. Non ho messo Ezra Pound perché mi sembrava un personaggio troppo controverso, oltretutto è un poeta anche molto difficile. Quando l'antologia era completa, Giovanotti mi chiama e mi dice: senti, ma ci sono molte lacune, molte mancanze, però manca Ezra Pound, perché non abbiamo messo Ezra Pound? E gli ho detto: io non l'ho messo per queste ragioni, cioè, però una poesia di Ezra Pound ci vorrebbe, anzi e me ne citò una che è entrata poi in questa, intitolata Redondillas, una poesia bellissima, e così l'abbiamo, io l'ho messa dentro, ma su suggerimento suo, perché io non è che non ci avessi pensato, ma come vi ho spiegato, insomma, non mi sembrava opportuno. Quindi per dire, lui ricordava che questa poesia, io l'avevo pubblicata su Poesia 30 anni prima, e si era tenuto il numero di poesia con questa poesia, e mi ha detto: guarda, è sul numero tale, valla a recuperare, e così abbiamo fatto. Quindi, poi naturalmente le poesie sono in totale 115, credo, e sono suddivise a metà, rispecchiano i gusti personali rispettivi miei e suoi. Ma sono i miei, sono i gusti di uno che si occupa di poesia da tutta la vita, i suoi sono i gusti di un pop, di un cantante pop che legge poesia da tutta la vita e la conosce più e meglio di tanti tanti altri poeti. Finito? Sì, non è una domanda, ma era d'obbligo. Noi abbiamo vissuto un periodo insieme in cui abbiamo frequentato per tanto tempo Alda Merini, è venuta qui, l'abbiamo frequentata a Milano, ci ha fatto fare anche figuracce, ma anche è stata una grande poetessa. Al suo funerale non c'era l'establishment della poesia italiana, c'ero io
e pochi altri. Ecco, volevo che tu parlassi un attimo di questo. Scusa, non c'entra niente, ma è giusto farle omaggio. Allora, io sono di origine greca, come forse qualcuno sa. In Grecia succede questo: quando muore un poeta, non un poeta di grande nome, diciamo un Azzalin. La sera stessa la televisione ne dà notizia, ma ne dà notizia nel prime time, nei telegiornali di maggior ascolto. Le reti in Grecia sono tre reti televisive statali e diverse altre, una ventina private, ma le televisioni private e quelle statali danno notizia della morte di un poeta anche se non è un grandissimo poeta. È successo l'anno scorso, sono morte due poetesse di nome, ripeto, no, però la sera stessa grandi speciali in televisione, attori che leggevano le sue poesie, e ai funerali c'era il sindaco, il ministro della cultura, il presidente della Repubblica. In Italia una cosa del genere non è mai successa per nessuno. Una volta è successo per Pierpaolo Pasolini, ma c'erano altri motivi, insomma, non perché fosse un poeta, ma perché era stato ammazzato nel modo che sappiamo. Quindi questo è per dire che ci sono paesi dove i poeti sono riconosciuti e rispettati, in Italia no. In America avete visto a tutte le cerimonie di insediamento del Presidente della Repubblica, quasi tutti i presidenti si mettono vicino a un grande poeta per leggere le sue poesie. Quando è che c'era quella ragazzina di colore? Con Biden. Sì, che ha recitato milioni di copie. Questa tradizione l'ha inaugurata John Fitzgerald Kennedy con un grandissimo poeta americano che si chiama Robert Frost. Ecco. In Italia ai poeti non gliene frega niente a nessuno. Insomma. Non ci dà valore. Mi è venuto in mente una cosa sul funerale, perché quando io ho rilevato la casa, questo qui è il libro che abbiamo pubblicato per i 30 anni della festa della notte dei poeti. E Bruno Conti è stato nel 1952 l'editore. Quando è morto lui, tra l'altro anche un bravo poeta, al suo funerale in 8. Quindi mi ha colpito, perché è una persona che aveva dato molto alla città, aveva pubblicato i più grandi poeti italiani, e comunque un grande eco, perché aveva pubblicato Pasolini, Amerini, Zanzotto, Turoldo, Cattafi, insomma, tutti i migliori. Eppure in 8 eravamo a questo funerale. Vedi, questa è la conferma di quello che stavo dicendo. Cioè, ma io ho parlato dell'America, però ci sono paesi, per esempio in Francia, i poeti vengono sovvenzionati, gli si dà uno stipendio mensile di 2.000 euro perché possano lavorare tranquillamente. In Germania, in Francia, in Inghilterra, i quotidiani, i maggiori quotidiani pubblicano ogni giorno, non tutti i giorni ma quasi ogni giorno, o spessissimo comunque pubblicano delle poesie di poeti noti e non noti. Questo in Italia non succede mai. C'è un'unica eccezione, il Corriere della Sera, che ha un bellissimo inserto che si chiama La Lettura, che è diretto da una persona fuori dal comune che si chiama Antonio Troiano, che ha lavorato alcuni anni a poesia incidentalmente, però è l'unico giornale italiano che si occupa sistematicamente di poesia, recensisce i libri di poesia, ne parla, eccetera. Cioè, se tu di una cosa non parli in televisione, questa cosa non esiste. Quindi quello che io dicevo, avevo cominciato a dire prima, che predicavo da 40 anni sulle pubbliche piazze, che la poesia deve arrivare in televisione nel prime time, cioè nell'ora di maggior ascolto. Bisogna che qualcuno che la sa leggere
non i poeti, perché spesso i poeti... Dopo vedrete... biascicano e gli balla la dentiera. Non si capisce quello che dicono, no, però ci sono degli attori molto bravi che devono leggere le poesie, cioè leggere una poesia richiede un minuto, due minuti di tempo, cioè su 24 ore ti puoi ritagliare due minuti di tempo ogni giorno per far leggere una poesia di un grande poeta a una platea come quella della televisione, molto vasta. Tutto qui. Spazio alla poesia, tre nel video. Leggo una poesia che sia Giovanotti sia io avevamo scelto entrambi, ed entrambi avevamo detto questa deve essere la prima dell'antologia. È una poesia di un poeta greco che si chiama Costantino Cavafis, che è uno dei poeti più famosi del Novecento, e questa è una delle poesie più famose del Novecento a livello mondiale. Se avete voglia o tempo da perdere, cercate su internet Ithaca, Costantino Cavafis, Ithaca e Sean Connery, e c'è questa poesia letta da Sean Connery. Che non sono Sean Connery, ma insomma ve la leggo, però l'ho tradotta io dal greco, ecco. Questa poesia è una metafora del viaggio della vita. Il poeta immagina che Ulisse torni alla sua isola natale, e in realtà questo lui lo vede come il viaggio della vita che ognuno di noi fa. Se ti metti in viaggio per Itaca, augurati che sia lunga la via, piena di conoscenze ed avventure. Non temere le strigoni e i ciclopi o Posidone incollerito, nulla di questo troverai per via se tieni alto il pensiero. Se un'emozione eletta ti tocca l'anima e il corpo, non incontrerai le strigoni e i ciclopi e neppure il feroce Posidone se non li porti dentro, in cuore, se non hai il cuore alzarteli davanti. Augurati che sia lunga la via, che siano molte le mattine estive in cui felice e con soddisfazione entri in porti mai visti prima. Fa scalo negli empori dei fenici e acquista belle mercanzie, coralli e madreperle, ebani e ambre e ogni sorta d'aromi voluttuosi, quanti più aromi voluttuosi puoi. E va in molte città d'Egitto a imparare dai sapienti. Tienila sempre in mente, Itaca. La tua meta è approdare là, ma non far fretta al tuo viaggio. Meglio che duri molti anni e che ormai vecchio attracchi all'isola ricco di ciò che guadagnasti per la via, senza aspettarti da Itaca ricchezze. Itaca ti ha donato il bel viaggio, non saresti partito senza lei, nulla di più ad darti. E se la trovi povera, Itaca non ti ha illuso, sei diventato così esperto e saggio e avrai capito che vuol dire Itaca. Sempre dello stesso greco un'altra poesia di Cavafis, intitolata La Satrapia. La Satrapia, come forse ricorderete, erano i potenti che offrivano protezione agli artisti. Che disastro, sei fatto per cose grandi e belle, e hai sempre questa sorte ingrata che coraggio e successo ti rifiuta, hai consuetudini vili come intralcio, meschinità, indifferenze, ed è tremendo il giorno che ti arrendi, il giorno che rinunci e che ti dai per vinto e ti metti in cammino verso Susa per andare a trovare il re Artaserse che benigno ti accoglie alla sua corte e ti offre satrapie e favori.
e tu le accetti con disperazione queste cose di cui non sai che farti. Ben altro chiede l'anima, per altre cose piange, per le lodi del popolo e dei dotti, i difficili, inestimabili consensi, e l'agorà, il teatro, le ghirlande. Come può darti tutto ciò Artaserse? La satrapia può darti queste cose? E senza queste me la chiami vita? Grazie Nicola, grazie. Rende sempre molto importante, ma non è importante che arrivi. Grazie per questa testimonianza, perché Nicola ha sempre dato un tocco in classe e una marcia in più a questa manifestazione. Quindi passerei a iniziare davvero alle letture. Abbiamo due libri importanti appena usciti, che sono quelli di Lorena Carboni, che vorrei chiamare qui per leggere qualcosa dal suo ultimo libro, che si chiama L'ospite indelicato. Ed è nasce un po' di tempo fa, ha tratto una grafica nuova, io faccio un po' di consigli per gli acquisti, chi lo volesse ovviamente, abbiamo qui qualche copia, ma non è questo. Ecco, abbiamo cambiato il titolo era molto importante, un titolo, parlane tu, perché parla di un gruppo che poco aveva a che fare con la poesia, forse, non lo so. No, è vero. Allora, intanto ringrazio Dino e ringrazio tutto il gruppo dell'ANM Editore che ha voluto bene a questo libro e al punto che ha scelto anche il titolo. E devo dire che poi il titolo si è rivelato molto pertinente, perché questo libro in effetti è popolato da ospiti, da personaggi, da figure, da immagini che in qualche modo arrivano, perlomeno nel mio materiale esistenziale, talvolta in maniera indelicata. E quindi devo dire che, adesso senza poi scendere nel dettaglio, perché poi è tutto nel libro, devo dire che il titolo è stato molto azzeccato. No, niente, allora facciamo parlare la tua poesia. Posso? Qual è il titolo? L'ospite indelicato. Fammi vedere. No, l'ho detto. Ah, no, perché volevo sapere qual era il titolo originale. Allora, erano vari titoli. No, il primo, quello che ho letto io, il manoscritto che ho letto per te. Allora, il primo titolo prendeva il nome da una sezione e si intitolava Punti sulla serie Bader-Meinhof. Ed era un titolo, insomma, un po' controverso, che rischiava di far prendere il libro, no? Fargli prendere una direzione che non aveva, perché poi in realtà non è che si occupava del dato storico, si occupava poi di una serie di dipinti. Questo pittore Gerhard Richter, che si era occupato appunto di questa vicenda della Bader-Meinhof, e insomma abbiamo deciso poi che non era quello. Una perché insomma poi le sezioni sono sempre un po' compatte e hanno necessità di essere lette nella loro interezza. La sezione si intitola Trio in F Major. E anche questo titolo ha uno slittamento, nel senso che il riferimento non è musicale, ma appunto si occupa di questi tre personaggi, queste tre grandi F, sono tre grandi pittori, e nell'ordine sono Francis Bacon, Francisco Zurbarán e Franz Klein. Francis. Con tutta la cattiva coscienza amo il laido e tutto ciò che normalmente non dura lo conservo. Francis, vissuto quando il blu era il nuovo nero, ma con più enfasi, incarognito, ricalcava sulle foto formato tessera la parvenza di una figura. Atteso una vita di vedere appesa al gancio di una macelleria la carne più zuccherina, quella di sua madre. Francisco. Mi sei simile, prima il cinabro, poi i colori di cadmio, la grafite, lo stridio del bianco, mai una cromia sbagliata. E la figura, amata con una passione, un afflato, poter fissare senza fissità perfino l'inanimato.
ma vale di più quello che vive, se lo guardo, se mescolo il corporeo con l'incorporeo, la materia si fa tenera, delicatissima, sul punto di disfarsi, come una rosa su un piatto d'argento sovrilluminato. E infine Franz. E se evoco un gesto solo virile, puro come una voce soave, che dica questo e non quello, che spacchi a metà un secolo come la testa di un dio, allora vedo i grandi segni nero-blu su campo bianco, uno scatto ginnico contro ogni mimetismo, ogni colore, come fosse una lingua muscolare, stentorea, che loda la perfezione di un gesto, la tracotanza di quel gesto. Volevo dire, lei fa una cosa molto bella, poi ci legge una ultima poesia, che organizza queste letture di poesie sulle barche. Hai fatto una cosa... No, allora, in realtà collaboro con questa... con questa associazione, l'associazione Elena Ledda Vox, che organizza questo festival che si chiama Mare Miniere, no? Mm. E questo festival è un festival prevalentemente di musica, però diciamo inframezza la musica poi anche con eventi tra virgolette culturali, quindi anche la poesia. Mm. Loro organizzano spesso i loro concerti e le loro letture in posti particolari, no? Naturali, e anche è capitato anche sulla barca, sì, è vero. Va bene, vuoi leggerci un'ultima poesia? Leggo un'altra poesia, non vorrei prendere tempo agli altri. Allora, lo tolgo a loro. L'ultima Ecco, leggo questa perché quando ci eravamo sentiti al telefono tu mi avevi citato un verso da questa poesia. E la poesia si intitola Se la voce è la prossima frontiera. Se la voce è la prossima frontiera, potrebbe essere lontana o a dimora, sul confine tra due spazi di penombra. Il suo discorso, al puntiglio del filo d'erba, tra i fili d'erba, cresce verticale. Ascolta, è la minuta biografia del prato, ma è degradante scrutarne la natura, mimare con i segni il suo significato, perché non dice altro che se stessa. Battezziamo, nel senso che diamo il benvenuto nella comunità degli animi, come qualcuno aveva definito la comunità dei poeti, a un giovane che particolarmente si è distinto nel corso del tempo e mandando i manoscritti abbiamo scelto di pubblicare. Questa sera si tratta di Riccardo Innocenti, di Grosseto, che è venuto qui apposta a Grosseto con la sua adorabile e bellissima Vittoria, ti chiamerai qui sul palco, anche se non c'è il palco, insegnante di lettere, e ha pubblicato questo libro che si chiama Le lacrime di Babi Russa. Ecco, devo dire che devo a lui la scoperta di questa forma animale che poi ho scoperto essere un maiale, Le lacrime di Babi Russa. Allora, Riccardo Innocenti, vorrei che tu dessi una, siccome non c'è la Viviana che si è beccata il Covid, dice che non è vero, però ormai ce l'abbiamo presa tutti, mi tocca a me presentarti. Questa è la collana delle civette dove pubblichiamo solo opere prime, di particolare valore e di ricerca letteraria, con una serie di specifiche situazioni dove viene prediletta la prosa poetica anziché la lidicità della poesia stessa. Perché questo titolo? Lacrime di Babi Russa. Allora, il titolo è dovuto al fatto che la interessava particolarmente questo... Ah, sì, scusa. E poi tu, c'è cioè anche Toscana. Allegio. Ne approfitto per fare una proposta. Prima leggo qualcosa e poi rispondo alla domanda. Ok. Mi metto qua. Se non c'è nessuno. Leggerò qualche poesia dalla prima sezione del libro. Diventare umano come una conquista. Camminare, bonificare lo spazio, portando altrove l'acqua putrida e il dolore. Edificare, abitare
città disperse, viali alberati, piste ciclabili. Le cure per non appassire il verme in ostaggio dentro al luogo pensato per avere una vita. Dalla finestra i passanti si vengono incontro decisi sul marciapiede, sembra che stiano per prendersi a pugni. L'importanza che riserviamo ai vertebrati può sembrare eccessiva. Essi costituiscono solo una piccola parte di uno dei 12 gruppi del regno animale. Tuttavia, i carnivori di piccola taglia, come il barboncino a pelo riccio o il gatto Rex con la pelliccia d'Astrakhan, sopravvivono a prezzo di continue precauzioni. L'animale dipende dall'essere umano. Le persone si sentono responsabili per lui, dovendo spesso decidere della sua morte. Vi piacciono i documentari violenti sul mondo animale, lo fa stare bene, vedere che la natura è una merda, gli uccelli del paradiso che recitano danzando per trovare un partner, come esseri umani nei video di TikTok. Si scusa se lei gli chiede di togliere il video delle formiche che smembrano altri insetti mentre fanno colazione. Una volta ha macellato un maiale enorme a casa di un amico, ha visto litri di sangue uscire dal corpo appeso, polli, cani e gatti che accorrevano per bere dai ruscelletti di sangue fumante e dalle impronte degli stivali. È stato normale fare a pezzi quel corpo e mangiarlo. È stata proprio una bella esperienza. Nella casa ostile delle lamette, contro le rotule interni gomito, slaccia l'ovulo aspro dal bilico, vuota le palpebre nel buio nuoto. Eravamo precisi nella luce, sotto i led bianchi con il freddo imposto, a protezione delle superfici, solidi impratici, stringevi un pomo dentro la casa di spigoli vivi, fratture esposte sul piano, polmoni senza pleura, 28 mesi circa, extrauterini. Grazie. La risposta. Questa raccolta è incentrata principalmente sul... cioè ci sono vari, diciamo... varie tematiche, quella, una delle principali è uno sguardo un po', diciamo, quasi documentaristico sulla vita animale, sulla vita animale dell'uomo e apposta anche di altri esseri viventi. E la babirussa è una di queste, mi interessava particolarmente perché la babirussa è un suino i cui denti crescono a dismisura forando diciamo la mandibola e arrivando anche a ferire l'animale fino ad accecarlo. E mi interessava come figura di una forma di istinto autolesionista che io vedo in tanti maschi della mia specie. E quindi le lacrime sarebbero una forma di... cioè queste poesie sono come delle lacrime di questa babirussa, dei lamenti in qualche modo, delle confessioni anche eventualmente, nonostante sia in realtà in forma anche impersonale, come avete visto, non è necessariamente, non c'è questo io lirico. No, ecco perché, cioè, adesso ho scoperto perché faccio il dentista, meno male, perché se mi capita uno come babirussa faccio un po' fatica, cioè mi ferma i denti, non la follia. Se vuoi leggere un altro pezzo, sì, molto volentieri, e poi passiamo alla follia vera. Paesaggio anemico. Quando le forze si disperdono nell'anemia, aggiunge una distanza al paesaggio, io mi riduco, al risveglio immagino un cappio d'acciaio che scende dal soffitto, la stanza è un'immagine della mente in cui regredire,
farsi l'anicchio. Il THC, se assunto quotidianamente, scioglierà l'inverno in gesti fantasma, jump cut dei giorni. Mi chiederò come. La frase REM si assottiglia, nei test i soggetti riportano assenza di sogni. Sarebbero sparatorie e fughe, centinaia di morti. Grazie. Grazie a te, benissimo. Grazie Riccardo, ovviamente il libro, chi lo volesse, è a disposizione. E questo THC, che poi non è altro che il principio attivo della marijuana e dell'hashish soprattutto, fu una domanda d'esame che mi fecero alla facoltà di medicina e presi 30, quindi sapevo tutto. Detto questo, però, apro la un momento importante che qualche tempo fa un amico, che tra l'altro è presente, Roberto, mi inviò una poesia di Baudelaire. È una poesia che io avevo letto tantissimi anni fa e che avevo un po' dimenticato. Baudelaire, sapete, è un poeta maledetto, poeta che ha dissipato tutto la sua vita, si è ammalato, donne, hashish, tutto quello che volete, ma soprattutto fu un rivoluzionario, non soltanto perché partecipò alla famosa rivoluzione del 1848, ma perché insieme a Rimbaud aveva comunque poi rivoluzionato in parte la poesia, che in qualche modo aveva preparato al poemetto. Cioè, in pratica il primo Baudelaire ovviamente non è questo, ma finisce i suoi giorni finendo poi con una serie di pubblicazioni che sovverte un po' quello che è stata la poesia fin lì. E allora pensavo di leggerla io stasera, ma io ho affidato invece a qualcuno, perché siccome Crocetti poi mi dice che leggo col culo, e allora giustamente io dico, faccio leggere a qualcun altro che legge meglio di me. Ma la cosa più importante è che Silvio Pezzi, che tra l'altro ha curato anche tutta questa, insieme ad Alberto Frigo, che ringrazio, a questa bellissima coreografia e illuminazione, eccetera, eccetera, ha voluto accompagnare musicando questa poesia di Baudelaire. Ubriacatevi. Ho solo una premessa. Nicola Tosi, scusate. Necessaria, dirò. Bravo Nicola. Scusami. Non so dove. Ma è una Scusami. Questione solo di amicizia. E quindi ringrazio Dino perché trova sempre l'armonia e il piacere di chiamarmi. Questa sera ho voluto dedicare questo piccolissimo intervento a Renzo, che per le ore passate ad ascoltare le ombre, per lo zoo di vetro, per i video, per le poesie, per le litigate, per l'amore, per gli abbracci, perché dopo che è mancato mio papà, forse siamo stati per un periodo padre e figlio, anche fratelli, e a volte ci siamo anche scontrati parecchio, però è un amico che mi manca, ecco, questo volevo dire oggi per Renzo. Bisogna sempre essere ubriachi. Tutto qui è l'unico problema. Per non sentire l'orribile fardello del tempo che vi spezza la schiena, vi tiene sottoterra, dovete ubriacarvi senza tregua. Ma di cosa? Di vino? Poesia? O di virtù? Come vi pare. Ma ubriacatevi. E se talvolta, sui gradini di un palazzo, sull'erba verde di un fosso, nella tetra solitudine della vostra stanza, vi risvegliate perché l'ebbrezza è diminuita o scomparsa, allora chiedete al vento, alle stelle, agli uccelli, all'orologio, a tutto ciò che fugge, a tutto ciò che geme, a tutto ciò che scorre, a tutto ciò che canta, a tutto ciò che parla. Chiedete, che ora è? E il vento, le onde, le stelle, gli uccelli e l'orologio
vi risponderanno: è l'ora di ubriacarsi per non essere gli schiavi martirizzati del tempo. Ubriacatevi, ubriacatevi sempre di vino, di poesia o di virtù, come vi pare. Grazie Nicola Tosi, che veramente ha aggiunto qualcosa in più rispetto a quello che forse sarebbe stato il mio risultato. Grazie. Poi comunque ci daranno un altro saggio della loro bravura. Chiamerei qui Gaele, insieme, che Elena e Gaetano insieme a me, insieme a Crocetti, speriamo di andare tutti ai reciproci funerali, no? Sì, perché sì. Sono editori. No, prima i tuoi. Perché è una cosa bella che dice sempre Crocetti, una delle prime volte che poi lo contavo oggi anche a Riccardo, ci sono tre modi per dissipare le proprie ricchezze. La prima è quella di spendere al casinò, oppure spendere tutti i propri soldi a Campioni d'Italia, eccetera, eccetera. La seconda, utilizzandole con le male femmine, e la terza è mettere una casa editrice. Noi abbiamo scelto la terza. No, gli altri due invece hanno avuto qualche... insomma, in qualche modo sarà anche vero, però fare il libro è molto bello, e se Nicola è ancora qui e ci crede, vuol dire che è un grande esempio. Gaetano e Elena portano avanti questa loro missione di piccoli editori e poi anche di poeti, di artisti a tutto pieno. Grazie. Leggi tu. C'è sempre questo piccolo scherzo. No, ma leggi tu. Versi per la Palestina, a Bertolt Brecht. Ancora una volta il canto funebre nella terra maledetta. Bambini lanciatori di pietre non sono bastati a fermare uomini schierati in assetto di guerra. La barbarie dei signori della guerra, potenti del mondo, sbriciola la storia con esplosione di carne. Stanotte ho sognato di camminare su una terra senza terra, e con me uomini a cui era stata negata la terra. Piangendo mi accarezzavano il cammino e giocavano con i miei occhi color del mare. Li facevano rotolare come onde a loro che era stato negato anche il mare. Grazie. Dunque, io non ho più i genitori da qualche anno ormai, e ho sempre parlato italiano nella mia famiglia, anche se i miei genitori parlavano dialetto. Non dico che non mi fosse concesso di parlare in dialetto, però ogni volta che mi azzardavo a farlo, mio papà, che era molto scherzoso, mi prendeva sempre in giro e mi vergognavo. Loro non ci sono più, e scrivere in dialetto per me è come un fiume che sta venendo alla luce, e quindi dialogo con loro nei miei silenzi scrivendo in milanese. Tessere dulsa mama, ai pe del melet, tu minga vistami, ma el me om, come una nebbia trista e malinconica ma dulsa, con ti tocca vai char ben petenada, come nella fotografia per i nostri occhi. Dulsa mamma, tesserete il violin nel deserto della tua malinconia, ti che te sempre amatuci, sovente senza riconoscimento, ma poi che te vure ben ben, mia mameta, te vure ben anche a mo, e l'amour fa di ti un oceano, un continente, in due la mia barchetta la si ripara, piscinina, dentro l'insenatura dei tuoi bracci. Eri dolce, mamma, ai piedi del mio letto, non ti ho vista io, ma il mio fidanzato, come una nebbia triste e malinconica, ma dolce, con i tuoi capelli chiari, ben pettinata, come nella fotografia per i nostri occhi. Dolce, mamma, eri il violino nel deserto della tua malinconia,
Tu che hai sempre amato tutti anche senza essere riconosciuta, ma quelli che ti hanno voluto bene, mammina mia, ti vogliono bene ancora. E l'amore fa di te un oceano, un continente, dove la mia barchetta si ripara, piccolina, nell'insenatura delle tue braccia. Padre, m'han telefonà nel mes della notte. Minga dormivi ti dal set. Una busca vernusa mi diceva che mio padre l'era andà via la notte natal. Ti che t'essere venu al mondo e di mort, sempre a fai scherz, padre, sempre a leger. La mattina in della stanza che l'estate il tocca al vari, sempre sarà da su la finestra per il frecce, tu trova anche mo stesi in del let. Ma stavolta gherà più la sciura che la ta porta via di me. Gherà il tuo corpo, cui io ci sarà su. E la finestra aperta, un'aria fresca e leggera, senza dolor, che la vagava per la stanza. State vicini a mia figlia, l'estalto testamento. A me, te me la sa da in pea i topè. Dalla finestra, le ravola via il tofià. Padre, mi hanno telefonato nel mezzo della notte. Io non dormivo, ma tu lo sapevi. Una voce cavernosa mi diceva che mio padre se n'era andato via la notte di Natale. Tu, che eri nato il giorno dei morti, sempre a fare scherzi, padre, sempre allegro. La mattina, nella stanza che è stata il tuo calvario, sempre chiusa la finestra a causa del freddo, ti ho trovato ancora steso nel letto. Ma stavolta non c'era più la signora che ti ha portato via da me. C'era il tuo corpo, con gli occhi chiusi, e la finestra aperta. Un'aria fresca e leggera, senza dolore, che vagava per la stanza. State vicini a mia figlia, è stato il tuo testamento. A me mi hai lasciata in piedi, ai tuoi piedi. Dalla finestra era volato via il tuo respiro. Grazie. Bravo. Adesso chiamerei Salima Martignoni, che è un ritorno, è un po' di anni che non si vede. Ma si sente. Non mi invitavi mai. È come la corrente elettrica, quando la senti è troppo tardi. Buonasera a tutti, in effetti è qualche anno che non vengo, ma per vari motivi, Stavo scherzando con Dio. Io volevo leggere una poesia che ho dedicato al mio compagno che oggi è qui con me. Quando abbiamo festeggiato i nostri primi 10 anni di vita insieme, quindi 3 anni fa. Vividi ed intensi ricordi. Timido uncinetto, dolcemente ricamasti brividi di seta e velluto sul mio arcolaio. Succulenti frutti di mare al nostro banchetto battesimale. Pianure e colline agostane, cornici di mattutine passioni. Succose prelibatezze all'ombra di filari in fiore. Nettare di rosa pervinca nel tuo calice traboccante. Vividi ed intensi ricordi di ieri, di oggi e di domani. Prima hanno parlato di Alda Merini, tra gli altri poeti di cui hanno parlato. Io l'ho amata molto, la amo tuttora, ho avuto l'onore e il piacere di conoscerla, e questa poesia l'ho scritta subito dopo la sua morte, il 1 novembre del 2009, e ho piacere a leggerla ancora, perché leggo tuttora Alda. Acini di uva spina i versi tuoi, ne assaporo avida l'essenza, cercando in un disperato arrancare di renderla mia. Venti di passione, rugiade mattutine, le tue liriche incantano sempre le mie stagioni. Canta e danza nel limbo, ora e per l'eternità. Le tue perle sempre cingeranno l'animo mio, affamato d'estasi e meraviglia. Per finire volevo leggere una brevissima poesia tratta dal mio libro Il tempo del travaglio, che ho pubblicato nel 2015.
dedicata all'amore che ho per la poesia. Mie parole, nutritemi di follia delirante. Raccogliete le sillabe stridenti dentro cesti d'alloro profumato. Ricamate vocali, le assonanze, su mortali papire, lontananze. Grazie. Bravo, Carina. È la volta di Sandro Sardella. Penso che Sandro Sardella sia quello che non ha mai mancato, forse quella volta a Fracinetto che hanno fatto quella notte di poeta a Fracinetto. L'anno prossimo andremo tutti a Fracinetto, in Calabria, a parlare il che dialetto è? La Brescia, che è una... Andiamo tutti giù a... Sandro Sardella si presenta da solo. Ehi! Ehi, pi, pi, pi di scanto. Ehi, pi, pi, pi. Mi pensavo te che sempre cristavi, la tua grinta, quel tuo viso asciutto, spiritato in un corpo agile e scattante, impietoso d'amore nel devastamento dell'umano materiale e dell'umano spirituale, che tu con prepotente intensità esponevi, gridando, scrivendo, filmando, rifiutando. Ti pensavo, me, io, noi, eccitati di rivoluzione, tu scettico e complice, tu un poco bigotto, a me, noi, compagni extra, tu attento dentro, irto di acuni d'amore per trafiggere corpi da amare. Ehi, ehi, pi, 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 ma è possibile che sto corpo tuo, straziato nella notte d'Ostia, sia... sempre così presente, invadente, in un tempo che non riesce a beatificarti, una faccia che più si scaccia, più si riaffaccia, inquietando soggiogatori e soggiogati, sbarrellando l'ordinaria amministrazione. Ehi, ehi, pi, 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 ti rivango con cime per terra in arredimento, ti rivedo, ti risento, ti rileggo, ti bestemmio, ti ammiro. L'americano poeta mi ha indotto con la sua appassionata provocazione a rincontrare la tua passione, la tua provocazione, la tua profezia. Ehi, ehi, pi, 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 sti cazzi dei cortigiani che tronfi e stronzi ti commemorano, t'affossano, che bla 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 bla, che senza comprendere che l'amore e coraggio della rivoluzione dei nei corpi, che scardina l'educazione nel e al potere. Ehi, pipì, scrivendo sei, filmando sei, abbiurando sei, vettivando sei, morendo sei, comunista, cristiano, umano sei, quel corpo duro, la faccia spetasciata, gli occhi dilatati dal silenzio, il bruciare nel fango, i capelli impastati. Ehi, Pierpaolo Pasolini, mi fai grattare gli occhi, come ti posso parlare che sei così grande, che sei così lontano? Chiudo gli occhi, mi sento il cuore, mi penso, ti rubo, sole che attraverso la polvere per abbattere quel padrone senza diventare quel padrone. Bravo. Due parole, è il centenario, però questa poesia l'ho scritta 6 anni fa. E, però stasera mi piaceva ricordare. Allora, va detto che Sandra, oltre che essere un redattore di abiti di lavoro e che ha scritto anche delle cose importanti sulla poesia di impegno sociale, ha fatto conoscere la Varese a noi tutti quanti, Jack Hirschman, che è stato uno dei della Beat Generation, amico di lui, poeta comunista, lui si definiva poeta comunista, militante. E che si distanziava un po' da William Barnes, da Kerouac, da Ginsberg, Gregory Corso, però con una poesia dotta e colta, perché è legata alla cultura ebraica e anche alla grande cultura. E a giorni è un anno che è morto.
grazie a te. Perché è il momento di Adriana del Carvalho, che lei è un piacevole ritorno, è stata la prima ad arrivare oggi, ma la cosa straordinaria è che leggerò la sua poesia, che è stata scritta su una bottiglia di vino. Allora, ogni anno firmo l'etichetta di una bottiglia di vino del Podere Alberese, si chiama A Vento e Sole, così come si chiama A Vento e Sole il concorso letterario che io conduco. E tra l'altro devo dire che tra i premi c'è proprio l'abbonamento, come secondi premi, l'abbonamento alla poesia di Crocetti. E quindi ogni anno appunto firmo questa poesia. Io adesso spero di riuscire a vederci. Ci sei mai stato quando scende sera, che di rosa soffonde ulivi e vigni e crete, le strade come orli di gonne svolazzanti fra i cipressi che sergono nel cielo? Ancora ride il picchio nel silenzio, rotto dal mio bastone di solitaria errante. Incerti han cominciato i grilli il canto che consente alla notte. Uomini e donne antichi di tra le fronde del nodoso leccio, carco di ghiande vestite di pudore, riveriscono a frotte la luce che svanisce. Tutto ritornerà domani, simile ma diverso, a imprigionare il tempo. Questo per me è la poesia per te. Giocando con Lorenzo, mi riferisco qui a Lorenzo il Magnifico, perché quando ho scritto questa poesia ho avuto uno strano sentore proprio per la frase finale. Mi ha ricordato la poesia di Lorenzo il Magnifico, quanto è bella giovinezza. È breve. È tempo di ciliegie e dell'amore. Non lasciatevi a giugno, guardatevi negli occhi e andate per i campi e per i prati a far l'amore. E che sia amore, amore quello vero, completo d'anima e sensi, inondato di luce e delle stelle o di sole e dell'ombra degli abeti. Amatevi, gioventù, e sia un sorriso il paradiso delle ore liete. Tardo negli anni, ahimè, rimpiangerete i sogni non sognati, gli amori non donati, ma sarà tardi. Correte dunque, tenendovi per mano, verso l'oggi presente, assenti le paure dell'incerto domani. E viene anche per il giovanotto, il più giovane del gruppo di stasera, è la nostra Terenzio Cuccuru, che lui non si definisce un poeta ma un contastorie, giusto? Quindi puoi venire qui con noi e raccontarci quello che vuoi, in sardo o in italiano? In italiano. Allora mi metto qua vicino al Paolo. Ah, dovete sapere che è stato un grande scalatore, ha fatto veramente cose mirabili con Paolo Borghi, oltre che essere un grande scultore, che c'è anche Giorgio Presta qui presente, abbiamo un florilegio di artisti, e sono stati dei grandi scalatori, grandi conoscitori della montagna, sono ancora vivi e quindi... Anche con Ambrogio Cremonesi. Ah, con Ambrogio Cremonesi, grande. Ambrogio. Mio grande compagno di scalate. Sì. Ma c'è qualcosa sulla montagna. Mi è mancato qualche anno fa, però sì. Ha aperto delle vie su Rosa. Grazie per la precisazione, Nicola. Dante Alighieri mise Ulisse in mare a varcare i confini dell'ignoto, ma se capita a noi di riguardare
nell'album di famiglia vecchie foto di chi quel confine oltrepassato ci sorprende a volte un malcelato turbamento, ma misto ad un sorriso. Chissà se un giorno tutta questa storia, purgatorio, inferno, paradisi popolati da vergini, Valhalla, Eden, Giosafatte, Campi Elisi, non sia tutta una stupenda balla. Udite quanto un ateo iconoclasta ha proposto come ultima teoria. In quel cielo, lassù, che ci sovrasta, vivrebbero in splendida armonia chi è santo e chi ha fatto baldoria, chi ha fatto niente e chi ha fatto storia. Tutti uniti da un'unica passione a ingannar la tediosa eternità, intergalattica televisione, senza berlusca né pubblicità. Ma il soggetto, chiederete voi, sorprendente risposta, siamo noi. Tutti inchiodati alle celesti sedie, video puntati sulla nostra terra, oceani, metropoli, commedie in diretta, ma se c'è una guerra, una pietosa nube vereconda si stende ad impedir che vada in onda. Nessun altro pianeta variopinto quanto questo, creando l'irreale idea che le buonanime ha convinto essere il nostro mondo, la filiale del loro, pietosa illusione che lascia inalterata una questione. Quale e dov'è la occulta regia che surrettizia tutto questo muove? Modestamente questa è l'idea mia, meglio non trovarne mai le prove. Una volta che svelata sia, secondo un vecchio detto in Lombardia, ta fa scappà anche la poesia e per vostro sollievo anche la mia. Chiudiamo la fase della lettura con una Bottère. Grazie. Allora, questa sera presento un testo ispirato da Hulya Özdemir, che è una pittrice turca, e questo ciondolo al collo con questa donna con un occhio mezzo chiuso e una mezza asola è raccolta in questo testo, perché tutti siamo costretti, a volte anche a una fortuna, a dover chiudere un occhio, però a volte invece non c'è altro da fare. Ad occhi chiusi, basta chiudere un occhio mentre l'altro sbircia di nascosto scomode realtà. Mano guerriera a proteggere come robusto scudo la metà migliore di te. Chiome rigogliose sbocciano in generose creatività inespresse, verità velate da una cataratta intrisa di tutti i mali del mondo, capogiri ebri di giravolte virtuali in straordinario disequilibrio. Basta chiudere un occhio mentre l'altro osserva armoniose simmetrie, occhiolini titubanti strappati a volti finalmente smascherati, ammiccando ad occasioni d'acchiappare come acquironi, sapienti complicità rinnovate in tumultuosi silenzi, stimolanti occhiate a nutrire come linfe vitali. Basta chiudere un occhio e andare temerariamente oltre frontiera, impeti giudiziosi prossimi in radiosi susseguirsi di albe tramonti, sguardo audacemente spalancato a radiosi altrove recenti, passioni libere in volo disteso verso stimolanti domani, orizzonti limpidi di rinnovata gratitudine umana. Bene.
il pericolo che è infinito. Ogni tanto prendo delle poesie, in questo caso è una poesia di Emily Dickinson, e non ho potuto chiedere il permesso di mettere musica a lei direttamente. Spero che le sia gradito l'omaggio, spero che sia gradito a voi. Come tutte le poesie di Emily Dickinson, il primo verso, first line, è il titolo, e questo si chiama I sing to use the waiting, ovvero canto impiegando to use the waiting. I sing to use the waiting, my bonnet but tie, cioè annodo la mia cuffia, vedete quella cuffietta ottocentesca delle donne del New England, and shut the door into my house, cioè chiudo la porta di casa mia, no more to do have I. Questa è la prima quartina, fatta di appunto di quattro versi che sono con sette sillabe, 6, 8, 6. La seconda quartina si ripete identica, e dalla semplicità della prima è drammatica, dice till his best step. Questo is è scritto con la H maiuscola, ovvero is si riferisce a una divinità o alla morte, al tempo. His best step approaching, si avvicina. We'll journey through the day, cioè noi viaggeremo attraverso il giorno, and tell each other, e diremo a ognuno, how we sung, come abbiamo cantato, to keep the dark away, ovvero per tenere il buio lontano. I sing to use the waiting, my bonnet but to tie, I shut the door unto my house, no more to do have I. Till his best step approaching, we journey to the day, and tell each other how we sang to keep the dark away. Best step approaching, we journey through the day, and thank you.
Prima però di chiudere volevo, io non ho letto nulla, non volevo leggere nulla, ma siccome qualche mese fa è mancata la mia mamma, quindi, che ho amato profondamente, è andata a un'età assolutamente rispettabile, infatti la chiamavo la venerabile. E a 98 anni non si può che venerare una persona, perché è chiaro che ha vissuto una vita e anche questo posto è stato lei che caldamente ha voluto che lo acquistassi. Mi sono svenato, ma ho venduto molti libri di poesia, quasi come Jovanotti, quindi ho potuto permettermi anche questo. Ma grazie a tutti voi che insomma abbellite una volta all'anno, ma anche più volte all'anno, quando facciamo le presentazioni, questo luogo che, così come disse Zanzotto, non è il posto, è la poesia qua, perché qua è come a pieve dove che sto mi. E quindi se selvatico mi piace, mi vengo volentieri. Lo diceva in Veneto, Zanzotto è stato un grande maestro, un grande amico, ma soprattutto un grande poeta, di cui quest'anno ricorrono il punto, mi pare, i 10 anni dalla morte, giusto, i 100 anni dalla nascita. Detto questo, leggerò questa cosa molto breve, quasi come le chiamava Montale le poesie di occasione. Però è dedicata a mia madre, è la prima che gli dedico, credo, in tutta la vita, non lo so, forse qualcosa di più, ma questa in particolare. Quella fu l'ultima notte prima di rinunciare a combattere. La morte, mamma, è il canto alla gloria. E quando moriremo saremo già trapassati da questa musica soave alla vita vera, al suo compimento prestato ai respiri che ci hanno accompagnato. E la verità, mamma, l'unica vera per tutti. E solo quando morirò capiremo, madre, tutte le nostre occasioni mancate, mancanti alla tua, alla mia vita, alle nostre vite. Sarà l'ultimo tramonto, ma non lo sapremo, che ancora mancheranno e per sempre alle nostre vite tutte quelle che non abbiamo vissuto insieme. Grazie. Adesso insieme, davanti loro, perché non possiamo dare il torcio a tutti, perché è un po' più un simbolo. Di solito lo davamo. Di chi è che mi ha dato il... perché io sono un cleptomane. Quindi loro adesso insieme ci alziamo tutti, perché la festa è finita, dobbiamo soltanto leggere tutti insieme la poesia di Pasqua. Andiamo di qua, vi faccio strada. Preparato perché adesso voi non lo vedete.
scrivo una memoria scritta qui. Io posso dire solo un verso.